11 settembre 2001. Quello che dovrebbe essere di norma un semplice giorno di 18 anni fa, purtroppo non è stato un giorno normale. Già solo nominare quell'11, quel settembre, quel 2001, fa tornare in mente, soprattutto a quelle persone più grandi, quello che è stato uno dei disastri più clamorosi nella storia dell'umanità. Sapete tutti bene di cosa sto parlando, dell'attentato alle Torri Gemelle che a New York portò a più di 3.000 morti e quasi 6.000 feriti. Uno dei cataclismi creati dall'essere umano più clamorosi e disastrosi della storia, paragonabile soltanto al periodo delle prime e seconde guerre mondiali. Un qualcosa che già solo nominarlo adesso mi fa raggelare il sangue, che sembra tanto lontano, sembra essere passato chissà quanto tempo, eppure è un episodio diventato ormai maggiorenne, perché oggi, 11 settembre 2019, sono passati ben 18 anni. Io non ricordo molto bene quello che successe, ero ancora molto piccolo e mi ricordo soltanto a sprazzi il dolore, la disperazione, tutte queste sensazioni che venivano provate in un singolo momento. Un episodio che ovviamente non va a denigrare o a discriminare tutti gli altri episodi di questo genere che purtroppo succedono adesso, ma è inevitabile, accadendo a New York, con la distruzione di due delle torri più grandi del mondo e la morte di migliaia di persone, è normale che quell'episodio ha fatto uno scalpore decisamente elevato, tant'è che tuttora nascono continuamente delle teorie su chi effettivamente ha portato a questo attentato, sull'esplosione vera e propria delle due torri, su come sono esplose, eccetera, eccetera. Hanno fatto numerosi documentari a riguardo, numerosi film, è diventato un episodio iconico per motivi purtroppo che noi tutti quanti conosciamo. In questo video però voglio dedicarmi esclusivamente a Roma-Real Madrid 1-2. Voi direte, cosa c'entra questa partita con l'attentato dell'11 settembre? C'entra perché appunto fu la partita che si giocò lo stesso giorno allo Stadio Olimpico. Una partita definita successivamente da Vincenzo Montella a dir poco surreale, che con tutta probabilità doveva essere rinviata. Perché non è stata rinviata? Questo purtroppo è un dubbio che ancora assale la testa di quelle persone che sono andate ad assistere a quella partita. Una partita che in teoria doveva essere solamente una festa. La Roma, infatti, era tornata in Champions League dopo ben 17 anni. Per quelli che non lo sanno, infatti, si andava in Champions League solo se si vinceva il titolo del proprio campionato. E la Roma, ovviamente, l'ultima volta che aveva partecipato era dopo la vittoria dello Scudetto e in quella famosa finale persa contro il Liverpool. E per ritornare in Champions League non c'era squadra migliore che il Real Madrid, la squadra che era e che in questo momento è tuttora la detentrice dei trofei, cioè la squadra che ha vinto più trofei nella storia di questa competizione. Una squadra formata da campioni del calibro di Raul, Figo, Zidane e tanti altri. D'altro canto anche la Roma aveva i suoi buoni giocatori, Batistuta, Montella, Totti, Cafu, eccetera eccetera. Quindi alla vigilia di questa partita tutti quanti si aspettavano di vedere uno spettacolo incredibile, una partita spettacolare, tante emozioni, tanto tifo. Nulla di tutto ciò. Nulla di tutto ciò. La notizia arrivò a Roma nel pomeriggio, una notizia, come ho appena detto, a dir poco clamorosa, che ha lasciato tutti quanti sgomenti. C'era una partita da giocare però, e tutti quanti avevano ormai pensato di non giocarla, perché a livello mentale era impossibile poter regalare spettacolo a chi effettivamente voleva vedere spettacolo, a quei 70.000 tifosi che avevano preso il biglietto per assistere a una partita storica, che purtroppo è rimasta storica per i motivi sbagliati. Il presidente di Lega, Franco Carraro, del tempo ovviamente, chiese alla UEFA, per ovvi motivi, il rinvio di questa partita. Di tutta risposta la UEFA gli disse: l'unica cosa che potrete fare è mettere una fascia al braccio e fare un minuto di silenzio, per tutto il resto dovrete giocare la partita. Tutti rimasero spiazzati. Come si può giocare poche ore dopo uno dei disastri più clamorosi nella storia dell'umanità?
con migliaia e migliaia di morti su due torri tra le più importanti di tutto il mondo. Come si poteva giocare con la giusta attenzione, con la giusta ansia? Cioè, lo stesso Montella disse in un'intervista successiva che prima della partita non si parlava di come affrontare il Real Madrid, quale tattiche usare, quale modulo, quale cosa fare, ma solamente di quello che era successo. La mente era completamente da un'altra parte, ma nonostante ciò, nonostante una situazione a dir poco allucinante non solo in mezzo al campo ma anche sugli spalti, la UEFA non volle sentir ragioni e a poche ore dal disastro delle Torri Gemelle fece giocare Roma-Real Madrid. La partita poi non fu certo un grande spettacolo. Il Real Madrid riuscì a vincere per 2-1 grazie ad un gol su punizione di Figo, ad un colpo di testa di Guti che resero inutile il gol su rigore di Francesco Totti, che segnò perlomeno all'esordio nella massima competizione europea. Alla fine della partita però la sensazione è quasi di aver visto un'amichevole, una partita che in realtà non valeva nulla, quando in realtà invece valeva per accedere al turno successivo di Champions League. La Roma ci andò comunque al turno successivo, pur con questa sconfitta, ma è innegabile che visse la partita in maniera del tutto distaccata. Ovviamente non è certo un non volersi prendere le responsabilità, perché come ha detto lo stesso Montella, se loro hanno vinto, pur essendo anche loro colpiti da questa tragedia, vuol dire che ci hanno provato di più. Fatto sta però che rimane un episodio a dir poco atroce, un episodio atroce addirittura perché il giorno dopo le partite vennero rinviate. Quindi pensate un po', il giorno stesso, con il tempo comunque per poter rinviare la partita, non è stato rinviato nulla. Il giorno dopo tutte rinviate. Quasi come a prendere in giro appunto coloro che hanno giocato e hanno appunto giocato, per modo di dire, la partita il giorno stesso di questa terribile tragedia. Mi è sembrato veramente difficile fare un video dedicato alle statistiche della partita, agli episodi, ai gol, eccetera, eccetera. Ma vi dico la verità, qualora, e spero ovviamente non accada più, dovesse succedere una cosa del genere, io mi auguro con tutto il cuore che la UEFA o chi per lei prendano la decisione giusta, perché il calcio deve essere uno sport che distrae, uno sport che intrattiene, e su questo siamo d'accordo, ma riuscire a giocare bene dopo uno dei disastri più clamorosi della storia era difficile ed è stato difficile, sia guardarla sugli spalti e sia appunto per i giocatori giocarla in campo. Quindi purtroppo si tratta secondo me di una pagina nera del calcio europeo, perché non si poteva minimamente permettere di far giocare due squadre colpite in maniera soprattutto mentale da questo gravissimo episodio. Concludo il video dicendo che ripensando a questo genere di episodi rimango veramente spiazzato, perché uno pensa che di cose brutte nel mondo ce ne sono che non dipendono dagli esseri umani, ma gli attentati sono le cose più vigliacche, più meschine, più distruttive di sempre. Quello è soltanto un episodio simbolico, diciamo, di quello che è tutto il mondo terroristico. Fatto sta però che è un qualcosa che tuttora adesso rimane nella testa e nel cuore di molte persone che anche se non sono state colpite personalmente da questo episodio, guardano quelle immagini e gli scorre un brivido lungo la schiena. E vi dico la verità, pur non ricordando molto bene quell'episodio, guardando quelle foto, perché poi qualcuno la inserirà in questo video, un brivido mi è passato lungo la schiena. Purtroppo a volte bisognerebbe capire quando è giusto fermarsi e quando proseguire.